Uomini e donne, anticipazioni, il clamoroso no a Maria De Filippi. Uomini e donne, i nuovi possibili tronisti. Da qualche giorno, dopo la conclusione dell'edizione 2018-2019 di Uomini e donne, sul web sono iniziati a circolare i nomi dei possibili nuovi tronisti. Ma di recente sarebbero arrivati dei clamorosi rifiuti. Tra i nomi che circolano, si fa spesso riferimento, infatti, ai corteggiatori e alle corteggiatrici che sono stati scartati dai tronisti durante le scelte. Quindi stiamo parlando di Claudia Pozzasca, Antonio Morriconi e Luca Daffré. C'è da dire, però, che un'altra candidata può essere Valentina, la corteggiatrice di Luigi Mastroianni a cui venne preferita Irene. Continua dopo la foto. Le novità per la nuova stagione di Uomini e donne. Ma le novità nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi non sono terminate qui. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra proprio che gli autori di UED stiano lavorando per far ritornare il trono gay. Ma da qualche ora, i pettegolezzi si sono concentrati su Antonio Morriconi, l'ex corteggiatore di Teresa Langella. Per quale motivo? Dopo la fine del trono di E la giovane campana, molti fan del ragazzo chiesero agli autori di UED di metterlo sull'ambita poltrona rossa. Ad ogni modo, in tale occasione, Raffaella Mennoia e compagni si rifiutarono di prendere in considerazione tale ipotesi dal momento che il giovane era ancora infatuato da colei che aveva scelto Andrea Dal Corso. Trono classico UED, Antonio Morriconi dirà no a Maria De Filippi? A distanza di alcuni mesi, però, la situazione sembra essere cambiata. Qualche ora fa, infatti, nel corso di una diretta su Instagram, l'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, ha detto il suo punto di vista in merito ai nuovi tronisti che a settembre si siederanno sulla poltrona rossa. La giovane ha dichiarato di vedere molto bene Antonio Morriconi nel ruolo di nuovo tronista del dating show Mediaset Uomini e Donne. I follower dell'ex corteggiatore, quindi, lo hanno incitato a commentare la questione. Dopo qualche minuto è arrivata la replica del diretto interessato, ma è iniziata a circolare la voce che Antonio potrebbe dire no ad una probabile richiesta da parte di Maria De Filippi.